Io sono il produttore, l'ideatore, presento, canto, faccio un po' di tutto, faccio le pulizie quando chiudiamo, assolutamente, giusto? Assolutamente, tutto. Sono accompagnato dal mio amico Roberto De Fazio. Grazie, buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Adesso, no, adesso diciamoci, però... Diciamoci la verità, insomma, a noi ci possono anche dire bravi, ma belli non ce belli lo possono no, dire. Quello no, non mai. Ce lo possono dire. Allora, io volevo chiamare una persona, ma che dico, una regina, la regina del Festival Italia in Musica, perché oltre a essere brava è anche bellissima e noi abbiamo bisogno della bellezza in questo programma. Quindi... Per cui accogliamo con un grandissimo applauso Paola Delli Colli. Paola! Buonasera, buonasera ragazzi, grazie anche per il titolo nobiliare addirittura, quindi anche le teste coronate. È d'obbligo, è il minimo. Intanto complimenti a tutti i ragazzi, visto che stasera Canto Io si occupa in particolar modo di giovani talenti. Un ringraziamento va anche a chi li ha selezionati, quindi grazie Campus Arte e Talenti di Marco Petrozzi, Alessio Romani al pianoforte. Un modo per mettere in evidenza non solo la vocalità, la musicalità, ma anche usi, costumi, tradizioni ed origini. Tutto quanto fa musica. E allora che dite? Siete rimasti senza parole? Sì, cioè, sì. Una presenza così... Mi rivolgo a voi, inquietante, che cosa. Ah, bellissima. A proposito di presenze ne abbiamo tante. Intanto tutti i nostri ragazzi, ma anche gli opinionisti. Quindi io esatto. Vorrei citare subito Marco Fedeli, grazie, grandissimo professionista e giornalista. Poi... Renato Monti. Benissimo. Lui fa tournée in Polonia, un po' in tutto il mondo. Parente un a quell'altro cantante. Monti? No, non c'entra no. Niente. Bene, quindi siamo più tranquilli. E poi da questa parte vediamo Nick Luciani. Grande! Little Frank. Anche se dietro Little Frank vedo una presenza inquietante. Parecchio inquietante. Ingombrante. Mi dite chi è? Il grande Marco Sebastiani. Bene. Cover di Elvis Presley. Io avrei detto fratello più piccolo di Batman. Non so perché mi è venuto in mente. Ti posso chiamare Batman per tutta la... Ti abbiamo... Grazie, diamoci del tuo. Allora, iniziamo con le fare favole. Anche un saluto e un ringraziamento a tutti gli ospiti che ci sono venuti a trovare tanti, questa sera. Tanti, il tanti, nostro tanti. Pubblico. Che è la nostra ragione di vita. È vero. È vero. Bene, veramente complimenti a te che hai messo sul tutto sì. Anche Roberto, andate molto d'accordo, sì, visto voi insieme, noi vero? Siamo... Non esageriamo, diciamo il minimo no, indispensabile però. Sono due mesi a questa parte che passo più tempo con Roberto che con mia saranno moglie, pensa un po', fra radio e televisione sì. Siamo sempre insieme. Siete molto poi, impegnati. Poi l'unica cosa buona è che mangia poco lui, mangio tutto io. Beh, si vede che comunque lui mangia poco, è in linea. Vogliamo allora, partire, Paola? Sì, con le favole. Iniziamo con la favola mia, anzi la favola sua, dell'altro Zero, la favola mia, bellissima. Tutto tributo per voi. A Renato Zero.